Cari amici, bentornati sul canale Jam Session. Oggi affronteremo un tema interessante e utile, l'indipendenza delle dita e anche delle mani. Ovviamente questo ci serve per approfondire un pochettino e migliorare la nostra tecnica sullo strumento, ma anche per accompagnare brani moderni e meno moderni. Allora, partiamo subito dall'indipendenza delle dita. Voi sapete, le mani sono speculari e quindi noi avremo ovviamente il dito 1 sul pollice, il dito 5 sul mignolo e via dicendo, 1, 2, 3, 4, 5. Questo fa sì che in un arpeggio classico con le due mani noi abbiamo ad avere il quinto dito della sinistra e il primo dito della destra che suonano contemporaneamente. E ovviamente tutto viene ribaltato se parliamo di pollice e mignolo ovviamente rispettivamente della sinistra e della destra. In questo caso, nell'esercizio che vi farò vedere, l'unico dito che suona contemporaneamente la stessa nota è il medio, quindi il dito 3. Molto bene, adesso invece affronteremo un pochettino l'argomento, incominceremo ad avvicinarci all'argomento dell'indipendenza delle mani. Faremo un breve esercizio ritmico che prevede due esecuzioni dal punto di vista del tempo diverse tra le due mani. La sinistra suonerà più lentamente perché eseguirà delle semi minime, cioè note da un quarto, quelle nere col gambino per capirci, mentre la mano destra eseguirà delle crome, quindi note da un ottavo, quelle nere col gambino e anche la codina. In questo modo avremo la mano destra che suona al tempo doppio rispetto alla mano sinistra. Per completare l'esercizio dovremo ribaltare il tutto, cioè andremo ad eseguire con la sinistra delle crome e con la destra invece delle semiminime.